Rossi, che è sindaco di Borgotaro, ma è anche, diciamo, maggiore autorità sanitaria sul territorio, questo non va dimenticato. Monica Donini, di Rifondazione Comunista, che è la presidente della quarta commissione in regione che si occupa appunto della sanità, Gabriele Ferrari del PD, che ovviamente è sempre presente sul territorio e sui problemi del territorio, che noi ringraziamo perché ha accolto come sempre con entusiasmo il nostro invito. Io non dirò molto, lascio la parola a Diego, dico solo che di questo problema se ne parla ormai da mesi nell'ottica, poi diranno meglio di me, della spending review nazionale, del taglio dei servizi al welfare e di tutto questo che ormai è un problema annoso che viene avanti da troppi anni, no? Troppi anni. In questi giorni io mi riguardavo un libro di Polani, Polani, La grande trasformazione. E Polani, prima di Foucault, diceva che bisogna difendere la società. Lui lo diceva, scrive questo libro dopo la crisi del 29, no? Una crisi simile a quella che viviamo noi oggi. Ecco, il faut défendre la société, cioè bisogna difendere la società, vuol dire difendere soprattutto questo tipo di servizi che fanno una comunità, che fanno un luogo. Detto questo, in termini generali, io chiudo, dico qui però poi bisogna ragionare per cercare di capire anche insieme con le critiche, con le proposte che verranno fuori anche oggi. Grazie, Paolo, pomeriggio a tutti. Prima di tutto ringrazio Paolo, ringrazio il Circolo di Rifondazione Comunista che ci dà questa opportunità ancora una volta di confrontarci e di approfondire un tema molto importante per noi, che appunto è quello della sanità in montagna, del nostro presidio ospedaliero e della rete dei servizi territoriali sanitari presenti sul nostro distretto. Un tema importante che provo a inquadrare brevemente, veramente in estrema sintesi, in quello che è stato un po' l'ultimo anno, l'anno e mezzo, che è stato un periodo ed è un periodo di grandi trasformazioni, di cambiamento, anche di condizioni che lasciano più di una preoccupazione. Un anno fa, nel gennaio del 2013, eravamo nel Consiglio Comunale di Borgovalditaro a confrontarci con l'azienda AUD, con i rappresentanti della conferenza territoriale, per capire che cosa si stava programmando in funzione della spending review appena approvata e quindi capire quella che sarebbe stata dei servizi ospedalieri, non incidendo o andando a discapito del servizio all'utenza, ma ottimizzando e razionalizzando le competenze e le collaborazioni all'interno del sistema ospedaliero di tutta la provincia di Parma. E in effetti quello era stato allora il progetto presentato, che nel corso del 2013 ha avuto dei momenti anche di conferma, di attuazione, però siamo arrivati alla fine dello scorso anno con dei momenti di accentuazione della tensione, della preoccupazione, determinati da alcuni momenti che voglio ricordare perché gli ultimi tre mesi sono stati abbastanza intensi da questo punto di vista. Ci ricordiamo tutti, credo, l'articolo dell'8 di dicembre comparso sulla stampa di Torino, in cui si parla. In realtà si devono fondere, ma questa è una visione tutta molto particolare, quindi. Ma almeno le unioni, mentre invece voi sapete che abbiamo una situazione anche in questo territorio dove qualcuno teorizza, anzi ha fatto di più, teorizza la costituzione delle unioni contro le unioni. È evidente che se un gruppo è minoritario ma coeso, ha un futuro e può giocare la partita in un certo modo. Se è minoritario e diviso, fate voi le conseguenze. Tirate. Dunque, un primo
intervento, poi ovviamente parlerà Monica, poi però il dibattito sarà aperto, ognuno potrà avere le sue proposte, le chiese, le critiche, le informazioni. Sì, queste passerelle diventano, come dire, per chi ascolti in maniera un po' passiva, qualcosa appunto di noioso, e poi a volte sono un po' autoreferenziale, per cui sarebbe utile, come dire, lo dico con umiltà, non che io abbia grandi tante risposte, però forse, come dire, avere come orientamento per gli interventi che appunto sviluppiamo un po' le domande e i punti che interessano davvero appunto le persone che sono qui. Anche se io ritengo che un tentativo, che attraverso anche queste iniziative, quindi io ringrazio il mio circolo e l'amministrazione appunto comunale che hanno consentito appunto che qui avvenisse questa discussione, dicevo, un'iniziativa di questo genere andrebbe ripetuta più volte, perché fare in modo che attorno al tema della sanità e del diritto alla salute si sviluppi una discussione pubblica, no? È fondamentale. Proprio perché è fondamentale che ci sia un recupero di consapevolezza dei propri diritti come cittadini coperti dall'articolo 32 appunto della Costituzione, e anche una diffusione di informazioni su come davvero funziona, perché ci vuole molto tempo per demolire decenni di cattiva propaganda che hanno ormai consentito di infilare nella testa di molti che non ci possiamo più permettere la sanità così come l'abbiamo conosciuta, che non ha più senso parlare, dico, come dire, gli slogan della propaganda, che dobbiamo riconsiderare la necessità di rivedere l'impianto del sistema sanitario nazionale, che io mi ricordo fonda sulla fiscalità generale, no? E utilizza il fondo sanitario appunto nazionale, e che vanno, come dire, presi in considerazione modelli diversi e alternativi che poi di nuovo hanno poco. E pochi sanno che in realtà la spesa pubblica sanitaria in Italia non è più alta rispetto a quella della media europea, anzi è sotto la media europea, e che mille altre cose io potrei dire, no? Per smentire queste cose. E che ormai osservatori internazionali, no, che comparano i diversi modelli, ritengono sulla base dei risultati in termini di efficacia, vale a dire quanto prodotto di salute, non quanta malattia, ma quanto salute, voglio dire, misurabile con degli indicatori ha prodotto, il modello impostato.